Amici Spazzacalometro Zero, ben ritrovati sempre dallo stadio Città d'Arezzo con Fausto Sarrini per commentare questo successo del Poggi Box. Intanto grazie Fausto per la tua disponibilità e sicuramente se sofferta è proprio perché è stato un successo sofferto, forse è ancora più bello. Sì, un successo sofferto e meritato dell'Arezzo. Ovviamente il calcio a volte è bello anche nella sua imprevedibilità, perché l'Arezzo aveva meritato per larghi tratti di vincere la partita, poi a un certo punto si era messa male perché Poggi Ponza aveva pareggiato su questo rigore che andrebbe rivisto, e poi l'Arezzo ha reclamato un rigore, l'arbitro non l'ha dato, l'espulsione di Settembrini, e quindi nel finale c'era anche il rischio di che andasse a finire male. E poi invece è arrivato quando magari meno ci si aspettava il gol di Bianchi, però penso che queste sono vittorie che, oltre che importanti per la classifica, perché fra l'altro permettono di recuperare 2 punti sulla Pianese, che dopo che vinceva 2-0 nel primo tempo ad Alto Pace ha pareggiato 2-2, quindi a un certo punto eri a meno 7 e poi ti sei ritrovato a meno 3. Oltre che per la classifica danno anche uno slancio morale importante, vincendo peraltro contro un avversario che è fra le più quotate anche di questo campionato. Ha preso il gol, ma poi dopo ha cominciato a fare la sua partita. Certo. Quindi questo qua sicuramente è un successo che vale doppio, che deve far ritrovare l'Arezzo. Sì, ancora ci sono diverse cose da migliorare, da rivedere, però insomma andare alla sosta con soli 3 punti di distacco è importante. Sì, che Indiani oggi tatticamente ha cambiato la sua squadra, a un certo punto ha giocato con il 4-2-3-1 proprio. Sì, è vero, sai, bisogna anche, quando magari le cose non vanno troppo bene, bisogna anche provare delle soluzioni alternative. E insomma oggi, ripeto, al di là di tutto, la vittoria dell'Arezzo mi pare meritata, anche se nel finale, nell'ultimo quarto d'ora ci sono state alcune decisioni arbitrali che un pochino ci hanno fatto arrabbiare. Sì, ma è stata la gestione, poi ripeto, degli episodi da rigore, quello dato, quello non dato, andrebbero rivisti, però è stata anche la gestione soprattutto del secondo tempo, nel recupero dopo il 2-1 dell'Arezzo ha fischiato una punizione a favore del Poggi Ponza, il giocatore dell'Arezzo aveva preso la palla, però comunque è andata bene, dai ce la godiamo Fausto, così fa passare delle ottime feste. È andata bene e poi da gennaio se ne riparlerà. Certo. Approfitto per farti gli auguri a te. Grazie anche a te, a tutti e a tutti i nostri amici di Sport a Chilometro Zero. Grazie a tutti e buon proseguimento di serata. Buon Natale a tutti.